La giornata della trasparenza si apre in una maniera francamente inattesa e siamo probabilmente ormai agli epigoni di una esperienza di una giunta che si era presentata 2 anni e mezzo fa con l'intenzione di svoltare pagina rispetto all'epoca Formigoni e che oggi invece presenta un presidente che andrà a processo a breve, un vicepresidente agli arresti e un assessore importante anch'esso indagato. Così non si può andare avanti. Che cosa chiedete a Maroni, dimissioni? Gioco forza che a questo punto non si presenti una mozione di sfiducia nei confronti di questa giunta. Chiediamo innanzitutto a Maroni di venire a dirci cosa sa, come stanno le cose, come è possibile che si sia arrivati a questo punto e se non ritiene appunto necessario che torni la parola agli elettori lombardi.